ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui in compagnia del condizionatore di Umber, perché Umino è qua. Qui sotto il condizionatore, ovviamente, perché il gattone ha caldo. E lo capisco perché ho caldo anch'io. Si tratta di un video tag che è stato ideato da due ragazze, una delle quali conoscevo già abbastanza bene perché è già da 2 o 3 mesi che seguo il suo canale, veramente mi piace un sacco, ed è Melania Costantino, che è anche la ragazza che mi ha taggato, e quindi ci tengo tantissimo a ringraziarla. Tra l'altro, se non la conoscete, andate a trovarla perché merita assolutamente, è una persona veramente squisita. È raro trovare qui su YouTube delle persone che parlano così bene come lei, cioè veramente mi incanta quando parla la Melania, una persona colta con tanti interessi, e veramente io la stimo un sacco, quindi mi sento onorata di essere stata taggata da lei. L'altra ragazza è Angela, si chiama Angela Cannucciari, anche di lei vi lascio sotto il link. Lei non la conoscevo, ma ovviamente dopo questo tag sono andata a iscrivermi anche al suo canale e spero di recuperare un po' di suoi video, così insomma cercherò di conoscerla un pochino meglio. Ma veniamo all'argomento del tag, costituito da 10 domande che partono dalla storia di Anna dai capelli rossi, e qui vedete il libro, il romanzo. Io il romanzo l'avevo letto da piccola e l'avevo preso in biblioteca. Il video di Melania mi ha fatto venire voglia di rileggerlo e quindi l'ho appena comprato, tra l'altro in questa edizione Bur Ragazzi, quindi lo rileggerò prossimamente. Io da piccola, come un po' credo tutte voi, avevo visto il cartone, veramente mi piaceva un sacco, anche se non era un cartone della mia epoca perché era più vecchio, comunque lo riproponevano e io non mi perdevo una puntata perché mi appassionava. In sostanza il tag è strutturato in questo modo: da 10 episodi della storia di Anna dai capelli rossi si riparano delle situazioni tipo che probabilmente ogni donna ha vissuto nella sua vita. Non so se sono riuscita a spiegarmi, comunque passo a leggere la prima domanda così capirete da voi. Le leggo direttamente dal telefono perché gentilmente Melania me l'ha inviata via mail. La famiglia Katberg avrebbe desiderato tra gli orfani un maschio, anche perché potesse diventare un aiuto di tipo lavorativo. Quando si ritrovano Anna, la bambina rischia di essere rimandata al mittente, ma la sua indole le permette di conquistare l'affetto di Marilla e Matthew. C'è stato un momento nella tua vita di donna in cui hai dimostrato che le differenze di genere non sono una pecca ma possono arricchire? Allora ragazzi, come vedete le domande sono belle toste. Sicuramente c'è stato e ce ne sono stati più di uno. Forse il primo episodio è avvenuto quando andavo a scuola, quando andavo al liceo. Praticamente una mia compagna di classe, che non era neanche una mia amica o comunque una mia migliore amica, non so per quale motivo, però si era confidata con me su un argomento molto delicato, molto importante, ovvero che era rimasta incinta. Aveva bisogno di parlare con qualcuno e probabilmente in classe non si fidava delle altre ragazze, non so, comunque eravamo più maschi che femmine nella mia classe. Ovviamente non chiedeva dei consigli, anche perché io comunque ero una ragazzina come lei, non potevo dargliene. Tra l'altro eravamo in seconda superiore, quindi immaginatevi la mia esperienza su questi argomenti. Ho capito che forse le sarei stata d'aiuto solamente standola ad ascoltare, e mi piace pensare che forse il mio essere donna in quel momento le è stato d'aiuto. Spero di aver inteso nel modo giusto la domanda. Comunque passiamo alla seconda. Anna, orfana, costretta a lavorare duramente nella sua casa e con le sue conoscenze, talvolta rielabora con fantasia positiva il suo passato, quasi che ciò possa aiutare a sopportare il difficile peso. C'è stato un momento nella tua vita in cui raccontarti o raccontare una realtà diversa ti ha aiutato ad affrontare le difficoltà? Secondo me questa domanda può essere intesa da vari punti di vista. Diciamo che io posso ritenermi fortunata perché nell'infanzia praticamente non mi è mai mancato nulla, non c'è stato un momento in particolare, però spesso mi sono trovata qualche giorno prima di un esame ad entrare completamente nel panico. Questo perché io sono una persona molto emotiva. Forse dalla videocamera non si vede, però nella realtà vi assicuro che è così. Mi è capitato spesso di essere paralizzata dalla paura, ma talmente forte era questa paura che non riuscivo praticamente neanche a studiare, non riuscivo a fare niente. Però proprio in quei momenti riuscivo a trovare dentro di me una forza, una voce che mi diceva: cavolo, sei arrivata fino a questo punto, hai lottato tanto, devi farcela, devi riuscire a superare questo esame nel migliore dei modi. Sistematicamente tutte le volte ce l'ho fatta e le cose sono andate bene. E questo tipo di autoanalisi, questo guardare al passato, mi è servito veramente tantissimo. Non so se ho inteso nel modo giusto la domanda, comunque proseguo perché sennò qui il video dura 6 ore. Terza domanda. Ad Anna piace leggere spesso, quindi usa termini ricercati e desueti. Queste sue caratteristiche però la penalizzano e non riesce ad integrarsi tra i suoi coetanei, tant'è che decide di non frequentare più la scuola. È mai accaduto che una virtù ti abbia penalizzata? Ragazzi, queste domande si fanno sempre più personali, è veramente impegnativo questo tag. Comunque sì, mi è capitato parecchie volte, credo che sia capitato un po' a tutte noi, soprattutto a scuola, nel periodo del liceo, qualche volta anche più recentemente all'università, e di solito si è trattato di gelosia da parte di altre donne, quindi si parla tanto di solidarietà
femminile, però io nella vita di tutti i giorni sinceramente l'ho trovata poche volte ed è anche per questo motivo che io ho pochissime amiche, cioè quelle che ho le ho molto care. Non voglio andare troppo sul personale, però vi dico soltanto che queste cose capitano sempre e si tratta di capire se voi volete che l'altra persona, la persona in questo caso che vi critica, che vi sminuisce, volete che cambi idea oppure no. Se ci tenete a quella persona e pensate che abbia preso un abbaglio, cercate con tutte le vostre forze di fargli cambiare idea. Se invece quella persona lo fa per gelosia o per cattiveria, lasciatela perdere e voi continuate per la vostra strada, perché sicuramente anche senza questa persona riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Domanda 4. Marilla è preoccupata per la decisione di Anna. Sa che è una bambina intelligente e vorrebbe ritornarsi a scuola, ma la ragazza sembra irremovibile. Il prelato del luogo interviene, un po' per provocazione, un po' per convinzioni sociali, avvale la decisione di Anna, dicendo che in fondo una donna può svolgere le proprie funzioni anche solo tra le mura domestiche. Anna si sente toccata da queste parole, cambia idea, sa che il destino femminile non si esaurisce solo con i lavori domestici e decide di raffrontare i suoi coetanei. Quando hai avvertito che la definizione di donna ti costringesse in un ambito o un gusto in cui non si esaltavano le tue qualità? Fatemi pensare un attimo. Questa domanda tocca il tema del maschilismo e credo che tutte le donne, un po' in tutti gli ambienti lavorativi, forse di più in alcuni ambienti piuttosto che in altri, abbia riscontrato questa cosa. Però da questo punto di vista le cose sono migliorate rispetto magari a quelli che erano i tempi dei nostri genitori oppure dei nostri nonni, quindi possiamo ritenerci fortunati. Soprattutto credo che capiti di più alle donne che vogliono fare carriera, alle donne più motivate, che vogliono inserirsi in ambienti dove prevalentemente ci sono degli uomini, non so, per esempio architettura, ingegneria. Nel mio ambito, ovvero negli studi di lettere, queste cose sono cambiate per fortuna. Non dico che ci sia una meritocrazia, perché spesse volte non succede. L'ambiente universitario non è totalmente meritocratico, ci sono dei favoritismi, ci sono degli accordi sottobanco e questa è una cosa bruttissima. Credo che tocchi il tema del maschilismo. Quindi diciamo che la risposta a questa domanda, nel mio piccolo, è per fortuna mai. Domanda 5. Anna affronta il menarca ed è disperata perché non sa cosa le stia accadendo. Marilla tenta di rassicurarla spiegandole che è un avvenimento normale nella vita di una donna. Come hai affrontato la comparsa del ciclo mestruale? Hai vissuto quel momento con serenità o con grande timore? Stiamo parlando di un po' di anni fa, perché io ho avuto il ciclo per la prima volta che ero in prima media. Non è stata affatto una bella esperienza, perché sì, sapevo esattamente che cosa mi stesse capitando, però mi vergognavo, non so per quale motivo, non ne volevo parlare con nessuno. Non ne parlavo in famiglia, non ne parlavo tantomeno a scuola, perché la maggior parte delle mie compagne di classe hanno avuto poi il ciclo in seconda media. Quindi io dentro di me pensavo che fosse sbagliato averlo così presto, anche se poi non era così presto, perché ascoltando il video di Angela e di Melania ho scoperto che ci sono persone che hanno avuto addirittura le elementari, quindi era perfettamente normale. Però io dentro di me provavo questo senso di vergogna, forse inconsciamente non volevo accettare di essere cresciuta e quindi non ne parlavo, tant'è che la prima volta che ho avuto il ciclo, cosa ho fatto? Sono andata da sola in una farmacia a prendere degli assorbenti e poi li ho nascosti perché non volevo assolutamente che i miei lo venissero a sapere. Però ovviamente poi mia madre se ne è accorta e il mese dopo, insomma, mi ha fatto il discorso che tutte le madri vi fanno quando vi arriva il ciclo. Se potessi tornare indietro col senno di poi reagirei in modo diverso. Queste cose non si possono prevedere, quindi insomma è andata così. Domanda 6. Anna era stata allontanata dalla famiglia di Diana, che aveva frainteso un suo comportamento. La nostra eroina salva la vita della piccola Minnie May e per tale motivo viene riaccolta nella famiglia della sua giovane amica con le dovute scuse. Ti è mai capitato qualcuno che abbia cambiato opinione su di te, ovvero si sia ricreduto rispetto a una cattiva considerazione iniziale? Mi riallaccio a una delle domande precedenti, cioè mi è capitato sempre nell'ambito scolastico che delle persone avessero dei pregiudizi nei miei riguardi. Più volte mi è capitato che pensassero di me che io fossi una secchiona, cosa assolutamente non vera, ragazzi. Sì, io leggo tantissimo, mi è sempre piaciuto studiare, però non sono mai stata una ragazza che studiava tantissimo per avere un voto alto. Io ho sempre studiato, però poco le cose magari di scuola e ho divagato sempre un sacco. E nonostante ciò, insomma, a scuola sono sempre andata bene, avevo sempre dei voti alti. Quindi agli occhi degli altri sembravo un po' una secchiona, una prima della classe. Però chi è andato oltre le apparenze, mi ha conosciuto meglio, insomma, ha capito che non c'era assolutamente solo questo nella mia vita. È stato tante volte che le persone si ricredessero e insomma questo mi ha fatto molto piacere. Credo che dalla risposta a questa domanda voi possiate anche intuire come mai io, forse inconsciamente ma neanche troppo, abbia impostato il mio canale su delle cose tra virgolette frivole, come sono magari gli oltre abbigliamento. Anche se inserisco dei buccoli o comunque ne ce n'è per tutti i mesi, riuscite un po' a intuire quali sono i miei veri interessi, però io ho cercato di impostare il canale
forse sbagliando, su queste cose un po' più leggere, un po' più frivole, perché non volevo che anche voi avesse questi pregiudizi, però forse in questo modo si crea il meccanismo contrario, nel senso che voi magari pensate di me che io sia una persona superficiale, non è così, però è una mia scelta di parlare di certe cose piuttosto che altre. Comunque non andiamo oltre perché questo video si sta facendo un po' troppo personale. Ok ragazzi, ho parlato così tanto che la memory card della fotocamera si è riempita, tra l'altro anche la batteria mi sta abbandonando, quindi assolutamente devo dividere questo video in due parti, tanto più o meno mi mancano ancora 4 domande, però insomma sono delle domande belle impegnative, quindi impiegherò sicuramente un intero altro video per rispondere. Io nel frattempo ringrazio un sacco Melania, le mando un bacio. Vedete la seconda parte di questo video che credo registrerò nei prossimi giorni, non subito dopo questo video ma quello dopo, cioè cercherò magari di alternare. Volete lasciarmi sotto dei commenti insomma in merito agli argomenti che abbiamo trattato in questa prima parte, sarei super contenta di leggerli, penso anche Melania e Angela. Se nel frattempo volete vedere il tag completo andate a cliccare qui sotto perché trovate il link al canale di Melania e di Angela. Vi mando un bacio, un abbraccio, se volete ci vediamo al prossimo video.